È con noi Paola Perego a Radio 2 Social Club. Ciao Paola. Eccomi, buongiorno. Tutto bene oggi? Penso tra amici, tutti con gli attacchi di panico, mi sento a casa. Noi, guarda, non c'è patologia che ci escluda, diciamo così. Vabbè, ma questi sono un po' anche i mali di chi fa questo mestiere in cui è spesso si trova ad essere sovraesposto, a dover dire adesso vado, devo andare in scena, devo essere super performante, devo, le montagne russe un po', fa parte di questo, no? Un po' sì, però sai quante persone comuni ne soffrono? Io dopo che ho scritto questo libro sono stata sommersa da messaggi, da mail di persone che hanno attacchi di panico. Credo che non c'entri tanto col lavoro che facciamo, anche se comunque ti porta ad essere due persone, no? E quando non ti conosci bene, in realtà poi il mostro arriva e ti attacca. Paola, però guardando te, sinceramente, hai un sorriso, un modo di porgerti, di stare. Io non t'ho mai visto agitata. Non so. Però, tu pensa, adesso sto benissimo, chiaramente. Tu pensa, quando io stavo male sotto farmaci, tutti mi dicevano, ma che aria serena, ma tu di serenità. E io dentro avevo l'inferno. Sono solo drogata, non è aria serena. Sono solo dopata, solo quello, tutto il resto. Senti Paola, ma che cosa stai facendo questo periodo, oltre a promuovere questo bel libro che hai scritto, Dietro le quinte delle mie paure? Stai preparando anche un tuo ritorno? Preparando un programma, sì, per la RAI in autunno, sto facendo la nonna e sto aiutando mio figlio per il trasloco. Ah, insomma. Che dico ormai è solo la verità, quindi faccio cose molto faticose, cosette, molto pratiche. Cosette, nonna di un bimbo. È un bimbo di 17 mesi. Ah, Pietro, beh, hai il tuo bel da fare. Che ti sta aiutando nel trasloco, diciamolo, perché l'hanno messo al lavoro. L'hanno messo al lavoro, esatto, anche lui. Una nonna giovanissima del 66, una nonna giovanissima. Però una ragazza, sembra, guarda, con i libri dietro, sembra che tu stia preparando un esame per l'università. Esatto. Io vi amo, posso tornare anche domani, mi piace questa cosa. Tu puoi moltissimo tornare tutti i giorni, soprattutto alla luce del fatto che ho appena licenziato Perroni e Marco. Ma non è vero. Perché si prendono gioco. Fantastico. Si prendono gioco di me. Sì, ma qui si entra solo se si canta, Paola, te lo diciamo, quindi... Io faccio tutto, canto, tanto non è che devo saper cantare, non faccio la cantante, ma io faccio tutto. Guarda, tu chiedi, noi. Guarda, Paola, tanto cantano tutti, lasciamo perdere, va. Esatto, bravo. Senti, a proposito di figli, no, prima parlare di tuo figlio, ha fatto il disegno che apre il libro, è vero? È lui che l'ha fatto? Sì, perché lui ha sofferto di attacchi di panico per un anno, però è stato molto più bravo di me. Diciamo che poi ne ha sofferto in un periodo in cui già si parla di attacchi di panico e si sa come affrontarli. E durante un attacco ha fatto questo disegno, perché lui è un po' artista, per rappresentare un attacco di panico. Io ho voluto pubblicarlo perché chi li ha avuti si ritrova in quel disegno. Ah, ecco, quindi voglio dire, potrebbe essere ereditaria come malattia l'attacco di panico. No, spero di no. No, perché la femmina sta una meraviglia, gli fa venire agli altri gli attacchi di panico. Senti, ecco, ma no. il libro ti è servito come terapia? Nel senso, hai cominciato a scriverlo mentre ancora li avevi oppure dopo aver, diciamo, superato questo problema? No. No, io li ho iniziato a scrivere quando l'avevo superato, perché durante non sarei mai stata in grado e pensavo di esserne uscita ormai completamente, ma dopo il libro mi sono accorta che sono ancora più libera. Cioè adesso ormai tanto tutti sanno quello che ho fatto, quindi chi se ne importa, certo, sono me stessa. Fa parte lo dicono tutti i terapeuti, che insomma bisogna comunque non nascondere, parlarne, perché già è una sorta di transfer. Quando tu lo dici a qualcuno, già è in qualche modo ti tranquillizzi. Regalo più Senti, bello. Ma il tuo primo impatto, la prima volta, quando è accaduta? Quando è che ti sei resa conto che era un attacco? Io il primo attacco di panico l'ho avuto a 16 anni, quando ancora non si parlava di attacchi di panico, perché non si conoscevano. Ero in macchina col fidanzato di allora, forse per quello anche mi è venuto colpa il primo attacco sua, di panico. Capisci? E improvvisamente l'aria non è entrata né più nei polmoni, quindi ero convinta che stavo soffocando e stavo morendo. Ma ascoltavi nada, è vero? Nada, ascoltavi. Nada c'era la radio, sì. Che vogliamo ricordarlo, non ha nessuna responsabilità, cioè potete ascoltare zero, nada, ma non è che nada, non è che induca attacchi di panico. Purtroppo cioè, a me il primo è venuto ascoltando Barbarossa, e Barbarossa c'entra in questo caso, quindi lo voglio dire. Sì, allora non lo ascolto più. Tu capisci, oramai si sfogano perché li ho licenziati, quindi capisci. Certo, possono dire tutto. E quindi hai ovviato? Ti hanno portato a casa. Ti hanno portato chiamato un medico, e questo medico mi ha diagnosticato esaurimento nervoso, che vuol dire tutto e niente, e mi ha dato degli psicofarmaci molto forti da prendere già all'epoca, e quindi ero tossica, cioè non certo. Giravo che sembravo Cristiana F nei ragazzi dello zoo di Berlino. Ma è vero che ti hanno portato anche dall'esorcista? Sì,
Sì, i miei genitori, perché a un certo punto disperati non capivano, perché i medici, quando andavo al pronto soccorso dicendo sto morendo, mi dicevano questa ragazza non ha niente, fisicamente sta bene, e quindi sai, anche diciture di paese, io vengo da Brugherio in provincia di Milano, sono un piccolo centro, mi hanno portato da questo Don Luigi che mi dava l'olio benedetto e il sale benedetto, mi faceva questi trattamenti imponendomi le mani sulla testa, mi hanno fatto bruciare cuscini, materassi, pensando che fossi posseduta, e invece Reagan, grazie a Dio, mio marito Reagan oggi sostiene che io sia posseduta, però questo è un altro discorso. All'epoca non lo ero, per fortuna. Vabbè, certo, è pazzesco, perché appunto c'erano anche periodi, insomma, anche io da ragazzo qualche attacco l'ho avuto, in cui le malattie non avevano neanche un nome, cioè non erano riconosciute, non erano riconosciute, quindi si faceva anche fatica a parlarne, insomma, no? L'autismo è una di queste, cioè è stata considerata poi per quello che era solo recentemente. Quindi. Senti, andiamo ai i tuoi esordi invece, tralasciamo per un attimo il panico, va bene? Invece, volentieri, ecco, figurati, l'ho tralasciato da tempo. Anche perché si chiamano attacchi di panico, che vuol dire che ci sono degli altri momenti della giornata in cui non li ha, va bene? Perché è solo durante l'attacco. Tu sei partita da Antenna 3, che facevi la valletta? Antenna 3 Lombardia con Rick e Gian Graffiti, avevo 16 anni, mi scelsero un'agenzia di moda nella quale già lavoravo e facevo la valletta muta. Cioè quella che entrava, portava le cose senza microfono, e successivamente, subito dopo, ho fatto invece un programma con Teo Teocoli e Giorgio Faletti che si chiamava Il Guazzabuglio, e lì sono diventata valletta parlante, mi hanno messo un microfono e quindi potevo dire delle cose. E da lì non sei più stata zitta, però, voglio dire, sei andata avanti, hai condotto. Ma che, hai parlato con mio marito al telefono stamattina? No, perché dice le stesse cose. No, nel senso, ma io dicevo nel senso positivo, però, cioè nel senso che ti hanno dato parola e tu l'hai usata bene per condurre tanti programmi e tante collaborazioni, hai avuto parole affettuose per Vianello, la Mondaini, Columbro, Mike Bongiorno, Baudo, Faletti, Teocoli, insomma, lasciamo perdere adesso il nostro studio, quando i comici erano comici, insomma, no? Tu hai parlato di... Senti, ma tu lo sai che quando li vedevo, finché erano in vita alcuni e gli altri ancora adesso, io tremo, cioè io quando vedo Pippo Baudo, per dirti, purtroppo, piuttosto che Maurizio Costanzo, per me sono rimasti i pilastri della televisione, e mi emoziono e penso io davanti a loro, mamma mia, è una cosa straordinaria, non mi è mai passata. Senti, in conclusione, scusa, non voglio aprire quella pagina, no? Però tu eri stata messa in croce per una puntata cosiddetta sessista sulle donne, ce lo ricordiamo tutti, sì, lo sappiamo tutti, però non voglio aprire questa pagina. La stavi aprendo. No. Era solo per arrivare a questa domanda qua. Ultimamente, in questi giorni, è uscita l'applicazione Immuni, molti hanno notato il sessismo delle loro icone, perché c'è una mamma con bambino e un uomo al computer, interpretando il fatto come le donne stanno con i figli, possono fare le mamme, e l'uomo al computer sta lavorando. Innanzitutto, chi vi dice che un uomo che sta al computer Perroni, io spesso l'ho visto al computer e appena arrivo lo chiude, lo chiude di scatto. Il tutorial di Lillo che mi ha insegnato a chiuderlo. Tu che ne pensi? Un pensiero su queste icone di... Allora, io credo che ormai ci sia una lente di ingrandimento esagerata su quello che è il sessismo. Se rappresentiamo una donna con un bambino, allora pensi che lei non lavora, cioè basta, ma riportiamo tutto, cioè le cose... Io allattavo i miei figli, andavo a lavorare, ma non è che se mi rappresentano con un bambino in braccio allora penso che mi stanno in qualche maniera svalutando. Cioè, il mio pensiero è che se vedo un uomo col computer e una donna con un bambino in braccio, penso: mamma mia, quanto sta lavorando quella donna. E quanto è sciacale lui. È un lavoro mica da ridere. Quell'altro magari sta giocando a Fortnite. Sì, va bene, senti Paola, allora grazie di essere stata con noi. Ci ha portato la tua bellissima persona, la tua faccia, la tua esperienza e questo libro che può servire a molti, perché come hai detto tu, non è certo un'esclusiva di chi fa un mestiere legato allo spettacolo, quello delle crisi di panico. Dietro le quinte delle mie paure, come gli attacchi di panico, mi hanno cambiato la vita. Edizioni PM di Paola Perego. Grazie Paola, a presto. Ciao Paola. Grazie ragazzi. Ciao. Buon lavoro, ciao. Radio 2.